Mister D'Addario, un paio di settimane fa, ha detto che questa squadra ha la febbre, ma non il Covid. Oggi? Oggi febbre alta per quanto riguarda il risultato. Per quanto riguarda la prestazione, a livello agonistico c'è stata di temperamento. Abbiamo fatto fatica un po' sull'uno contro uno. Potevamo fare qualcosa in più, al di là poi del risultato negativo perché è venuto da una punizione. Insomma, sì, c'è stato anche il rigore, però eravamo sbilanciati tutti in avanti e si pensava solamente a cercare di fare il risultato a tutti i costi. Anche in questi momenti bisogna ragionare, bisogna essere squadra, dobbiamo cercare di pian piano di ritrovare l'assetto giusto e soprattutto trovare le soluzioni giuste in un momento un po' particolare. Giocare 3 volte in una settimana può essere in questo senso un vantaggio o uno svantaggio? È uno svantaggio perché siamo contati. Mister Di Fabio, io credo che un allenatore in partite del genere, quando rimane in 10 per così tanto tempo e l'avversario non punge, ha quasi un po' la sensazione dalla panchina, vuoi vedere che questa la vinciamo? No, è vero perché io l'ho avuta subito la sensazione, infatti non ho cambiato praticamente nulla in una situazione di disagio perché vedevo che i ragazzi erano pronti al sacrificio in fase di non possesso e quando avevamo palla erano pronti a far male all'avversario, quindi non mi è sembrato assolutamente il caso di muovere niente e questo diciamo che ci ha premiato. Io quello che ho detto ai miei ragazzi prima della partita è che la cosa che mi dispiaceva della sconfitta se ci aveva fatto perdere delle certezze che invece loro devono avere perché anche domenica scorsa, pur perdendo per degli errori che abbiamo commesso, la squadra ha fatto comunque una grandissima prestazione. Dispiaciuto di aver dato un dispiacere a Fulvio D'Addario, che ritrovava dopo un po' di anni. No, sinceramente no, perché sono contento per me, per i miei ragazzi, per la mia società, hai capito? Per il nostro direttore sportivo Claudio Cicchi che ha qualche problemino e non è potuto essere con noi, quindi sono contento perché mi trovo in una società fatta di persone vere, ho dei ragazzi di uomini veri, fatti di uomini veri, quindi questo è quello che mi dà più gioia di tutto, poi il resto conta poco.